Quanto costa la tua collezione? Non lo vuoi sapere. Ma voi lo sapete che alcuni pezzi di carta vengono venduti a centinaia di migliaia di euro? Avrete sicuramente sentito parlare del famosissimo Charizard della prima serie dei Pokémon, oppure del drago bianco occhi blu di Yu-Gi-Oh! Stiamo parlando del mercato delle carte collezionabili, un mercato con delle regole tutte sue e con dei prezzi a dir poco folli. Salve a tutti, carissimi investitori! Oggi siamo venuti a Romix per cercare di fare un video inchiesta su questo mercato folle. Vi chiedo di lasciare un like, un commento e di iscrivervi al canale se trovate interessante questo genere di video. Cercheremo di capirne qualcosa di questo mercato e, perché no, cercare di fare un sacco di soldi. Questo è Investitori Folli, la più folle community di investitori in Italia. Ci sono delle carte, questa qui, un Umbreon, che dal valore di 900 euro. Questo qui un Mew, 400 euro, 700 euro, 170. Praticamente in questa vetrina abbiamo all'incirca 10.000 euro di pezzi di carta, signori. Vedi, boh, questa carta vale 200 euro. Questa è 220. Scusa, ma voi essenzialmente che lavoro fate? Vendiamo le carte da gioco. Le comprate e poi le rivendete? Sì. Scusa una domanda, ma perché queste carte costano così tanto? Conosci la legge della domanda e dell'offerta? Sì, la conosco. Se un oggetto è tanto richiesto e la disponibilità è bassa, c'è il prezzo che sale. Ok, ma visto che il mio pubblico è molto interessato a investimenti, poco importa in ciò in cui investiamo, basta poi guadagnare, no? Basta diventare ricchi. Ma vuoi dare qualche consiglio sul funzionamento di questo mercato delle carte collezionabili? Per me ha funzionato sempre, che ho comprato quel che mi piaceva e quel che mi piaceva è sempre andato su. Cioè, per piacere tu parli a livello di estetica? A livello estetico. Vi piacciono gli Eevee, Espeon, Umbreon? Qualche tempo fa ne valevano niente, adesso guardano un putiferio. Quanto costa la tua collezione? Non lo vuoi sapere. Centinaia di migliaia di euro. Centinaia di migliaia di euro, carissimi investitori. Okay, questa è una piccola parte. Su quanto ci aggiriamo all'incirca? Saranno 30-40 mila euro di roba. 30-40 mila euro di roba, questo album? Sì. Pagina qua sono 5.000 euro, 1.500 euro. Tutta la pagina questa 2005. No, questo. Una sola carta, questa, vale 2.500 euro. È la Gold Star. E ovviamente questa roba la gente se la compra. Chi? Senti, vuole averci i soldi, devono essere matti come me. È vero che la gente assicura in banca queste carte? C'è qualcuno che lo fa. Secondo te, se fai vedere la tua collezione a una ragazza, si rimorchia di più? Lei dice di sì. La ragazza dice di sì. Assolutamente sì. Si rimorchia di più. Si rimorchia di più. Ovvio, anche se fai vedere tutta la collezione di videogiochi e quant'altro. Carissimi investitori, attenzione, ma tu all'incirca quanto hai pagato per queste carte? Però, non calcolabile. Però ci sta un rendimento importante. Conviene più a compra queste. Valgono poco niente che quelle. Attenzione che qui abbiamo il segnale di trading, il consiglio. Comprate il CHR. Allora, sta dicendo di andare long sul Gyarados. No, non sul Gyarados, sulle CHR. Sulle CHR, che so le CHR? Le Trainer Gallery adesso. Le? Trainer Gallery. Trainer Gallery. Cioè, tu dici di comprare una di queste qua, che costano 7-10 euro. E questa l'anno scorso stava a 2 euro forse. Mamma, allora aspetta, queste stavano a 2 euro l'anno scorso e adesso stanno a 20 euro. Vuol dire che se tu avevi investito 2 euro in quella carta, in un anno hai avuto un rendimento del 1000%. In un anno. 800. Mamma mia. Un rendimento dell'800% in un anno. Neanche una criptovaluta di quelle proprio scam o a bassa capitalizzazione. Adesso attenzione, c'è il momento dell'acquisto di una carta Pokémon dal valore di 7 euro. L'acquisto è stato confermato. Tu ovviamente investi in carte collezionabili, ma no.
No, io c'ho, dei Pokémon sono fissato da quando sono ragazzino, però non ho mai collezionato carte. Ho tutti i giochi, c'ho la Switch personalizzata, c'ho i Funko Pop. Bella questa carta. E, però siccome sono malato di Eevee, oggi ho deciso di comprarmi tutte le evoluzioni. Quindi è la prima volta che compri carte? Prima volta che compro carte Pokémon, però diciamo che sono abbastanza contento. Sono belle. Quanto hai speso per queste? Poco, perché sono alcune 4 euro, altre 10, quelle cose più 15. Sono bellissime. Bellissime, sì. Beh, potrebbero prendere valore nel tempo, no? Può essere, però mi interessa poco. Le venderai mai, no? No, no. Ci spieghi che lavoro fai? Importo materiale da collezione dal Giappone, fondamentalmente poi ho anche fornitura europea di giochi Pokémon, Magic e action figure di manga che mi piacciono. Qual è secondo te nel mercato delle carte quello che tira di più? Dipende qual è l'obiettivo che il consumatore finale ha. Soldi. Ah, soldi. Proprio soldi, no, veramente soldi. Soldi no, dai. Perché comunque c'è tanta passione, c'è gioco in Magic. C'è collezione e molto interessa farci i soldi con Pokémon, anche da parte dei bambini ho visto che vengono. Ma io ho sentito un ragazzino che spendeva 70 euro e ha detto questo l'anno prossimo lo rivendo a 200. Vabbè, c'è un falso percepito sul reale andazzo del mercato, ci sono carte che salgono nel tempo, anche breve, però sono pochi esemplari, il resto ci vuole medio-lungo periodo. Quanto vale la tua collezione? Tanto. All'incirca? Se si può dire. 100.000. 100.000 euro di carte. Sì. C'è secondo te una similitudine tra questo mercato e quello magari degli NFT? Mi sento più sicuro a investire in queste robe qui. Perché sono fisiche? Sì, comunque soddisfi anche delle emozioni, non so, vedi i peluche, il bambino lo stringe, lo coccola, ci cresce, adulti che fanno la collezione perché gli piacciono. Ma si rimorchia di più con una collezione del genere? Io gli ho venduto una carta piegata online senza mai vederla, la mia ragazza, e poi accettare è nato l'amore, sì. Però è piegata. Che bella cosa! Farti capire, sì, sì. Penso di sì, comunque, sai, condivisione della passione comunque porta sempre benefici a livello emotivo. Qual è qui invece la carta che vale di più? Una ce l'avevo, me l'hanno comprata stamattina, stava a 400. 400? Tu l'avevi comprata? Non lo so, poi se lo vede magari ci rimane male. No, no. 2,50 credo. Vabbè, ma è ovvio che ci devi guadagnare. No, scherzo. Questo Charizard qua. Charizard? Sì. Il Charizard è sempre quello che vale più di tutti comunque dei Pokémon. No, il Pikachu quello. Pikachu. E quel Charizard quanto vale? Cioè 500. 500 euro. La stampa è set base, ha preso voto 10. Ah, perché queste carte sono gradate. BSA, sì. Gradate. Puoi prenderne una per far... Sì. Questa, allora, è una carta gradata. Cioè, praticamente ci sta un'agenzia. Ci stanno degli intermediari che fanno la tramite con la casa di gradazione a cui tu, tra virgolette, paghi una piccola fee rispetto al costo di gradazione effettivo. Sì. E fanno la tramite, le spediscono. Tu quanto hai pagato per far gradare questa carta? Questa è 20 euro. Quanto valore acquista dal momento che viene gradata e ha un punteggio così? Dipende, prendono per 10, fanno per 2 di base. Cioè se è gradata 10 fa un per 2 di valore della carta. Sì. Come si fa a capire quale prende valore? Non si può o c'è una tecnica? Non è difficile, non lo so fare neanche io. A culo? Però, no, non è a culo. Le carte belle sicuramente acquistano valore, il tempo in cui l'acquistano non lo so. Conta molto la bellezza quindi? Sì, la bellezza e comunque i character. Ci sono i soliti Evolution o Charizard o i leggendari che... Okay. Sicuramente sono sempre richieste e acquistano valore. Attenzione, ci regala un Pikachu. Per ricordo, scrocchiamo un Pikachu. Simple, niente di wow. Quanto però... vale? Niente, un euro. Se tra 10 anni dovesse valere 100.000 euro? Sono contento per te. Okay. Anche per me, perché già tipo una trentina, quindi sei milionario. Salutando a Sumera, non mi coto. Io... Soprattutto io sono sia un venditore che un compratore. Conta che anche solo questo piccolo deck, che sono di 40 carte, ci avrò speso quasi 250 euro. Ma tu queste carte ci giochi anche? Sì, assolutamente. Io sono proprio a livello competitivo, faccio i regionali e i nazionali. Di solito cerco di stare sempre sul pezzo, ma il sempre sul pezzo costa parecchio. E tu ovviamente quindi hai detto le vendi anche le carte? Sì, le vendo anche. Infatti oggi ho chiuso la giornata. Fai o business. E così abbiamo pensato bene di farcelo anche noi o business.
Ma siccome abbiamo capito che il mercato delle carte Pokémon è già in bull market, abbiamo pensato di investire nel nuovo gioco di carte collezionabili di One Piece, comprando 5 box per la modica cifra di $560. La nostra speranza è che le carte sbustate acquistino valore da qui ai prossimi 10 anni, facendoci diventare ricchi. Carissimi investitori, questo era il video. Noi speriamo che l'abbiate trovato quantomeno interessante. Quantomeno possiate avere un'ottica di investimento ancora più larga, oltre agli investimenti di cripto o finanze tradizionali. Al mondo esistono anche cose stupide come carte di Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Magic, One Piece. Pezzi di carta. Ma non prendete esempio da noi, noi siamo stupidi. Prendete esempio dalle persone che abbiamo intervistato. Comprate i Charizard, le carte allenatore. Non sono consigli finanziari. Se avete trovato interessante questo video, lasciate un commento dove dite che ne pensate degli investimenti in carte collezionabili. Lasciate un like, iscrivetevi al canale, guardate i prossimi video. Noi, il nostro investimento l'abbiamo fatto, finiremo sotto i ponti. Io già ci abito.